Impianto a radiatori con la pompa di calore. Quando si può fare? Beh, oggi ti faccio vedere un impianto già realizzato che funziona con la pompa di calore mantenendo i radiatori esistenti. Beh, se non l'hai ancora fatto, prima però iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco così da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, allora oggi ho voluto portarti in centrale termica dove abbiamo un impianto palesemente a radiatori. Ti racconterò cosa sono queste cose. Abbiamo trasformato anche questa casa in 100% elettrica, non l'ho fatto io direttamente, l'ha fatto un partner di Sigillo Sicuro che, come saprai, è una rete di installatori specializzata nel vivere senza gas, cioè nel trasformare le case da combustibile fossile all'elettrico. E se anche tu vuoi trasformare la tua casa, beh, vai nella descrizione del video. Oggi allora vorrei raccontarti come siamo arrivati a dire al cliente finale sì, la tua casa può essere trasformata in 100% elettrica anche se hai radiatori, perché non è così scontato. Anzi, ogni caso deve essere analizzato. Si parte dal corpo scaldante, cioè dall'elemento, dal radiatore, si guarda la centrale termica, ma si guarda poi anche tutta la distribuzione, cioè l'energia prodotta dalla pompa di calore sotto forma di acqua calda deve essere distribuita e portata nei singoli elementi, nei singoli radiatori, perché tutto possa funzionare. Ecco. Non fidiamoci però delle chiacchiere da bar, no, non si può fare con i radiatori, piuttosto che quelli che ti dicono sì, togli la caldaia e metti una pompa di calore, senza che ti dicano perché si può fare e quanto consumerai. Una delle missioni del Sigillo Sicuro è proprio quella di analizzare il caso prima e saper dire al cliente quanto consumerà mese per mese con la pompa di calore. Per raccontarti l'impianto avrei necessità però di chiamare qui l'installatore. Allora Alessio, vieni pure che avevo alcune domande per Ciao, sono. te. Ciao, beh, intanto complimenti per il lavoro. Ho fatto una parte di lavoro nuovo, come vedi, tubazioni nuove isolate, una parte esistente che ovviamente non può essere toccata perché mettere mano a tutto l'impianto esistente avrebbe comportato molto tempo, molta energia e ovviamente anche costi per il Certo. cliente finale. Intanto, prima domanda, quando sei arrivato qui, qual è stato il primo passo che hai fatto per capire se potevi installare una pompa di calore? Beh, il primo passo ovviamente è studiare l'involucro, vedere quanta energia necessitava per mantenere una determinata temperatura in un determinato periodo, cioè quello invernale, Quindi hai calcolato il e fabbisogno fabbisogno dell'edificio? dell'edificio. E poi ovviamente ritrovandoci qui tutte le zone di casa, dei radiatori, abbiamo fatto un calcolo, stimato un calcolo delle portate, delle varie portate, e abbiamo constatato che il lavoro ovviamente era fattibile, mantenendo quello che abbiamo trovato, perché rinnovare completamente l'impianto avrebbe portato delle spese ulteriori che avrebbe spostato un tantino il budget finale. Quindi, calcolando le portate delle tubazioni di ogni singolo radiatore, abbiamo visto che si poteva fare e abbiamo proseguito con il progetto. Acquista Vivere senza gas, il libro fondamentale per la famiglia che vuole trasformare la propria casa in 100% elettrica e dire per sempre addio alle bollette del gas. Ok, avevate anche calcolato l'energia, o meglio la potenza erogata da ogni singolo radiatore? Sì, certo, quando noi con il nostro studio tecnico noi calcoliamo il fabbisogno stanza per stanza, facciamo il rilievo del radiatore alle temperature più consone dedicate per una pompa di calore e vediamo se è un Fattibile. lavoro fattibile e soprattutto che la pompa di calore lavori nelle determinate temperature più idonee per la stessa. Quindi in questo caso unità esterna, avete messo in giardino, Sì. quindi avete portato tubazioni in centrale termica, le avete ricoperte poi con una finta trave, Sì. quindi sia per un discorso estetico ma anche Sì. tecnico per non disperdere troppa energia Certo. e quindi isolare il più possibile le tubazioni. Unità interna. E poi puffer, qui vediamo un puffer da 200 litri, quindi perché hai visto che c'era poca acqua che girava nell'impianto. Soprattutto perché era diviso anche in zone e il cliente ha deciso di settare due temperature differenti. Meno caldo nella zona notte, più caldo nella zona giorno, quindi avremmo avuto meno acqua tecnica e di conseguenza questo accumulo permette alla macchina di modulare meglio. Ok, perfetto. Quindi
Vedi, qui abbiamo una zona, qui un'altra, e questi sono tutti i radiatori di una zona. Ogni tubicino è un radiatore, come questo, e il cliente decide quale zona attivare. Poi naturalmente nei radiatori ci sono le valvole termostatiche per regolare la temperatura radiatore per radiatore. Ma entrando in centrale termica ho notato che c'è anche un altro circolatore, è un solare termico. Sì, sì, esatto, Samuele. Qui ovviamente trovandoci su un impianto, su una tipologia impiantistica già installata da tempo, il cliente ha avuto la volontà di risfruttare il medesimo per portare avanti i pannelli ancora in ottime condizioni, e quindi abbiamo previsto un nuovo impianto di rilancio con un accumulo di acqua calda sanitaria con un doppio serpentino. Ah, ok. Quindi questo è il circolatore dedicato al solare termico che ha ripristinato il cliente, e questo invece è il gruppo di rilancio verso l'impianto a radiatore. Ecco, quindi non confondiamo le due cose. Bene, e l'accumulo lo vedo bello abbondante, da quant'è? 500 litri. 500 litri, perché fondamentalmente la casa è abitata da padre e madre, però spesso capita che i figli, quattro figli con i pargoli annessi, tornino a trovare i genitori, quindi l'acqua a volontà è bene che ci sia. Certo. Bene, bene. Allora, con questo video ci tenevamo a raccontare e a trasmettere il messaggio che passare una casa a radiatori da combustibile fossile a 100% elettrica è possibile. Bisogna prima però usare la testa prima delle mani, perché occorre calcolare bene i radiatori, fa bisogno della casa, le portate, capire se il circuito di distribuzione è idoneo, e dopo tutte queste premesse si può dire sì o si può dire no. Cioè, si può dire sì a priori e no a priori. Certo. Bene, grazie adesso di averci raccontato un po', e ci vediamo al prossimo video. Grazie a te, Samuele. Ciao ciao. Ciao.